Dal rock alla musica brasiliana, dal jazz alle canzoni dialettali, è stato registrato un record di presenze venerdì scorso a Saltara, dove si è svolta la 18ª edizione di Saltarua Borgo in Musica. L'evento, organizzato dalla Proloco locale con il patrocinio del comune di Colli al Metauro e della Regione Marche, ha coinvolto tutti i luoghi più suggestivi del paese, prima con tre gruppi che si sono esibiti in contemporanea e poi in Piazza Garibaldi alle 22:15 con lo spettacolo musicale Pink Floyd, la storia, la leggenda. Dopo decine di repliche, infatti, la Rossini Pop Orchestra, insieme alla DNA Tribute Band, ha riproposto sul palco centrale di Saltara tutti i successi che hanno segnato la carriera dello storico gruppo inglese, tra gli applausi degli oltre 4.000 presenti. La piazza, i tavoli degli stand enogastronomici, le gradinate e persino i punti più in alto delle mura erano colmi di persone rimaste fino alla fine ad ascoltare il concerto. Grande successo ha ottenuto anche la Galleria degli Artisti sulle mura medievali, dove hanno esposto le loro opere Jabrail Manai, Isabella Galeazzi, Giorgia Semprini, Marco Verdiglione, Luca Piersantelli e il fanese Giorgio Falcioni, fotografo per passione che per la prima volta ha mostrato in pubblico una selezione dei suoi migliori scatti fotografici che fino a quel momento aveva condiviso solo virtualmente con gli amici. Soddisfatta dunque la Proloco per essere riuscita ad organizzare un'edizione che rimarrà nella storia di Saltarua. Saltarua è una garanzia. La gente che c'è, lo stragrande affollamento che c'è stasera a Saltara ci fa enormemente piacere. Saltara, Colli al Metauro, merita questa manifestazione e farà di tutto anche negli anni a venire di migliorarsi ancora. Abbiamo visto che ci sono anche tanti volontari che stanno lavorando. Siamo in tanti, l'elenco non si finirebbe mai, però sono in tanti, voglio dire, tutta la Proloco, tutti gli associati, la cittadinanza, poi ci sono ovviamente i volontari che effettivamente non sono neanche di qui, sono della periferia, sono dei borghi qui vicino, c'è tanta voglia di fare, ma c'è tanta voglia anche di essere veramente servili, diciamo, di fare il servizio per la Proloco, una Proloco che effettivamente quest'anno ha dato il massimo, lo dico io perché posso confermarlo. Grazie davvero.